omaggiare i campioni dello sport che hanno reso grande l'Italia e nello stesso tempo rinnovare i valori di cui lo sport si fa portatore: rispetto delle regole e degli avversari, integrazione, solidarietà, lealtà, spirito di squadra, salute. Con il sesto Fair Play Day è sceso in campo lo sport dei sentimenti, del dovere compiuto e del dovere da compiere. La salute ha la priorità ancora più se coinvolge i bambini. Si dà merito a quegli atleti che 60 anni fa hanno comunque fatto gesti atletici importanti e grazie ai loro gesti il nostro paese è ripartito e rinato. È una giornata importante perché si parla dei valori dello sport, si parla di quanto lo sport è importante e di quanto lo sport può essere utile non solo come gesto sportivo ma anche come prevenzione nel campo della salute. Lo sport significa inclusione sociale, lo sport significa senso civico e credo che dobbiamo tornare a reinvestire nello sport e a permettere ai nostri ragazzi di iniziare fin da piccoli a convivere con i valori dello sport. Onorevole, poco fa le hanno presentato un dossier che riguarda l'amianto nelle strutture sportive. Cosa intende fare? Beh, certamente l'amianto nelle strutture sportive è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare. Io credo che abbiamo davanti a noi un'occasione straordinaria, abbiamo i fondi anche del PNRR, si parla di transizione ecologica, allora credo che tutto questo vada nella giusta direzione per affrontare e risolvere finalmente definitivamente il problema, nella convinzione che quando parliamo di salute parliamo giustamente di sport, ma dobbiamo parlare anche di ambienti che permettano di poter fare sport garantendo e tutelando la salute. Toccato anche il tema della presenza di amianto negli impianti sportivi e nelle scuole. Intendiamo ottenere la bonifica sia delle scuole che degli impianti sportivi. Purtroppo l'amianto è stato utilizzato nell'edilizia, compresa quella sportiva, fino alla messa al bando con la legge 257 del 1992 ed è per questo che è necessario bonificare circa 2.400 scuole e circa 1.000 impianti sportivi in Italia. Cittadini italiani che resero possibile la rinascita italiana nel 1960, appena 13 anni dopo la batosta della Seconda Guerra Mondiale. Ritengo che in questo particolare momento sia importante ricordare chi ha contribuito alla prima rinascenza del paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè tutti i protagonisti dei 17esimi Giochi Olimpici di Roma, che oggi hanno mediamente 80 anni, ma allora ne avevo 20, e che hanno rappresentato anche simbolicamente e concretamente un momento felice del paese che dopo 13 anni ripartiva in campo internazionale con grandissimi risultati. Il Covid ha mietuto vittime anche tra i veterani olimpici, così sono stati recuperati anche i tedofori e il tripode adesso collocato nello stadio del nuoto. Abdon Pamić, che ricordi ha lei di quel periodo che ha vissuto? Di una Roma completamente diversa, anche lo sport è molto cambiato rispetto a quei tempi, almeno non lo sport ma l'interpretazione che si dà allo sport. Lei spiegava che lo sport è cambiato tanto, quanto è cambiato questo sport? No, il professionismo ha un po' stravolto tutto, ormai tutti gli atleti sono professionisti, non esiste più il dilettantismo, quindi sono maggiormente impegnati, stressati, pressati dagli sponsor, dalla stampa e quindi lo vivono molto meno serenamente di quanto lo vivevamo noi. Ricordo che feci gli esami di maturità, poi andai in nazionale giovanile poco prima dell'evento olimpico contro la Polonia. E poi in seguito andare in nazionale giovanile contro la Grecia. Poi ricordo l'altra cosa che quell'anno mi fece molto piacere, che fu il fatto che mi fidanzai, non so se chiamarlo fidanzai, comunque conobbi una ragazza con cui stavo benissimo insieme. Adesso si pensa di poter realizzare finalmente il Museo Olimpico di Roma 1960 e di restituire la dignità ai luoghi, alle persone e alla storia purtroppo dimenticati con danno per troppo tempo. Anni 60 ha significato il post-guerra, ha significato l'inizio del boom economico e quindi una ripresa del paese. Ripresa del paese e di Roma in particolare. Roma in particolare ha costruito un'impiantistica sportiva che poi è ancora quella che noi oggi vediamo,
diciamo con alcune situazioni un po' delicate, però i grandi impianti di Roma, lo stadio olimpico che abbiamo qui è nato nel 60, quindi ha significato una grande spinta, una grande partecipazione, lo sport è diventato un punto di riferimento importante, abbiamo ancora dei grandi campioni che fanno parte di questa storia, quindi credo che abbia significato un momento importantissimo per la ripresa e credo, ecco, forse il rammarico che possiamo aver avuto in questi anni è che non c'è stata l'opportunità per riprendere questo discorso e riportarlo avanti. Perché? Perché le Olimpiadi secondo me hanno ancora una forza determinante, una forza che è quella di avere dei valori, di mettere insieme tutto il mondo. E consentitemi in questo momento una riflessione. Oggi tutto lo sport deve dare un messaggio uniti contro un avversario che non è quello in campo, quindi nella piscina o nella pista d'atletica, ma l'avversario è il Covid. E da questo punto di vista l'augurio che io faccio, l'ho detto prima ai rappresentanti di Pechino, che si faccia squadra per combattere il Covid. E questa sarebbe la più bella vittoria per tutti noi.